Bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda seduta di laurea per questo corso di studi in ingegneria informatica e automazione. In questa seduta abbiamo 11 laureandi. Iniziamo da Dario Marchitelli. Si può accomodare sul palco, Paolo Masciullo. Ricordate che avete 5 minuti a testa per presentare. Purtroppo abbiamo oggi 4 sedute, per cui abbiamo tempi molto ristretti. Quando sei pronto, puoi iniziare a introdurti. Intanto preparano le Buongiorno a tutti, slide. mi chiamo Grazie. Dario Marchitelli. Ringrazio l'ingegner Ferrara per avermi seguito durante questo percorso e ringrazio la Commissione per la parola data. Questo lavoro di tesi, condotto insieme ai colleghi Masciullo Paolo, Laira Sante e Di Bari Vito, tratta lo sviluppo di un CMS dedicato a Corridors, un'app per l'indoor positioning. Corridors è un'app sviluppata in Flutter e rilasciata per dispositivi Android, che consente la visualizzazione di una mappa degli spazi indoor e outdoor del Politecnico di Bari. Mediante l'utilizzo di un'infrastruttura basata su dispositivi Bluetooth Low Energy e l'SDK offerto da Next2Me, consente la localizzazione all'interno della mappa con una precisione nell'ordine di pochi metri. All'interno della mappa sono posizionati diversi punti di interesse, che da qui in avanti chiamerò poi. Cliccando su un poi viene visualizzato un bottom sheet che mostra i dettagli aggiuntivi e consente l'avvio della funzionalità di navigazione verso la destinazione scelta. L'app consente inoltre la ricerca dei poi mediante la barra apposita, come è possibile notare nella figura a destra. Tutte le informazioni mostrate all'interno di Corridors sono memorizzate e modificabili all'interno di Firebase, una piattaforma per la creazione di applicazioni web e mobile, sviluppata da Google. La dashboard offerta da Firebase consente una consultazione, dei dati a basso livello, direttamente sul database NoSQL integrato. Una gestione di questo tipo è impensabile per tutte le tipologie di utenti. È necessario quindi stabilire una modalità di interazione più semplice e immediata come un CMS ad hoc, Corridors CMS. Il mio lavoro di tesi descrive, analizza e giustifica le scelte di progettazione e pianificazione attuate per lo sviluppo di Corridors CMS. Le funzionalità principali di Corridors CMS sono la memorizzazione e la visualizzazione dei punti di interesse, la memorizzazione e la visualizzazione degli eventi, considerando per evento un'entità strettamente correlata ad un POI che rappresenta un'attività svolta all'interno degli spazi del Politecnico. Inoltre deve consentire la visualizzazione degli utenti registrati e la gestione della loro autenticazione. Infine, deve gestire anche la visualizzazione delle posizioni per fini statistici. La progettazione di un software prevede la definizione dei requisiti che io ho poi rappresentato mediante questi diagrammi dei casi d'uso, relazionandoli al tipo di utente che può eseguire determinate operazioni. Un utente può essere di tipo amministratore o di tipo studente. I casi d'uso dell'amministratore sono la creazione, la modifica, la validazione e l'eliminazione di un POI, la visualizzazione tabellare a mappa e il filtraggio dei POI, la creazione, la modifica, la validazione e l'eliminazione di un evento, la visualizzazione tabellare e il filtraggio degli eventi, la visualizzazione di tutti gli utenti registrati e la visualizzazione del livello di affollamento degli spazi. Per quanto riguarda invece i casi d'uso dello studente, abbiamo la visualizzazione a mappa di tutti i POI validati e la richiesta di inserimento di un POI. Sono stati inoltre sviluppati anche i flussi di interazione con l'utente, che definiscono una serie di passi che devono essere eseguiti in maniera sequenziale per il completamento di una determinata attività. I flussi hanno un inizio e una fine ben definiti e possono coinvolgere diversi attori. I workflow definiti all'interno dell'elaborato sono stati rappresentati mediante lo standard BPMN e sono i flussi di login, registrazione, richiesta di API sicure e richiesta di POI. Dopo aver schematizzato le informazioni utili alla comprensione del prodotto, si passa alla progettazione vera e propria. In questo frangente sono state definite la progettazione di sistema, che consiste in una descrizione dettagliata dei componenti del sistema e la struttura del database, e la descrizione della struttura grafica, specificandone anche l'adattamento per dispositivi mobile. La fase di progettazione appena descritta è parte integrante del modello di sviluppo utilizzato, il Joint Application Development. Essa rappresenta una variante del Rapid Application Development, improntata allo sviluppo collaborativo con il cliente o l'utente finale, mediante le JAD Sessions.
Esso rappresenta una variante del Rapid Application Development, improntata allo sviluppo collaborativo, quindi col cliente. Come mostrato nello schema, questo modello permette di eseguire diverse iterazioni delle fasi cruciali di pari passo con l'aggiunta di nuovi requisiti. Inoltre, il Joint Application Development consente la progettazione e l'implementazione di task in parallelo e la distribuzione continua di nuove funzionalità ad ogni iterazione. In alcuni casi, il perfezionismo degli sviluppatori potrebbe portare ad un aumento incontrollato dei tempi e delle risorse necessarie. Questa dinamica è chiamata goal plating e in alcuni casi ha anche contraddistinto il team di Corridors. Il risultato di questa tesi è stata la creazione di un portale semplice e intuitivo che ingloba tutte le funzionalità definite in fase di progettazione, fra cui requisiti, casi d'uso e anche l'implementazione dei diagrammi di interazione, che sono gestiti in questo momento manualmente mediante il codice. L'evoluzione del portale prevederà l'implementazione di nuovi workflow che andranno ad estendere l'esperienza utente. E per fare ciò si rende necessario l'utilizzo di un sistema come Camunda, che permette di automatizzare e orchestrare i flussi fra i vari utenti, i componenti del sistema e i diversi dispositivi. L'inserimento di nuove funzionalità permetterebbe un'evoluzione di Corridors che andrebbe di pari passo con la crescita del team di sviluppo. Ciò richiederebbe l'utilizzo di un modello di sviluppo più organico che potrebbe essere rappresentato dallo Scrum, un framework che standardizza lo sviluppo dividendolo in sprint, definendo i ruoli all'interno del team, standardizzando i documenti che devono essere prodotti e stabilendo i meeting che devono essere effettuati dal team. L'implementazione di questa nuova metodologia consentirebbe una crescita incrementale delle funzionalità offerte da Corridors, grazie alla possibilità di coordinare un team più grande ed eterogeneo. Grazie per l'attenzione. Grazie, ti può accomodare. Adesso Paolo Masciullo, che sale sul palco Sante Laera. Buongiorno a tutti, sono il laureando Paolo Masciullo. Innanzitutto ringrazio la Commissione per la parola data e in particolare ringrazio l'ingegner Ferrara per avermi seguito durante lo svolgimento di questa tesi. Il progetto tratta dello sviluppo di un content management system a supporto dell'app Corridors. La presente tesi tratta gli aspetti che riguardano l'architettura del CMS e del suo back-end. Lavorare sull'architettura è il primo passo fondamentale. Una buona definizione dell'architettura ha effetti su diversi aspetti di un'applicazione web, come la scalabilità, la sicurezza, la stabilità, la riusabilità dei componenti, la capacità di testare, modificare e aggiungere componenti in maniera indipendente, e inoltre essa va definita in modo tale da evitare grossi cambiamenti di infrastruttura e di codice in futuro. Per centrare tutti questi vantaggi, l'architettura progettata per questo progetto è un'architettura entire. Nello specifico abbiamo il componente Corridors App, che è quel componente che funge da client in quanto risiede nei dispositivi che vengono localizzati all'interno del Politecnico, è quel componente attraverso il quale l'utente può usufruire dei servizi per il quale Corridors è nato, ossia indoor positioning e indoor navigation. Poi abbiamo il front-end, che è quel componente che rappresenta l'interfaccia utente del CMS, si interfaccia con il back-end per il richiamo delle API. Abbiamo l'app check proxy, questo componente si interpone tra client e server back-end, fungendo da proxy appunto. Si occupa di verificare che le app Corridors che effettuano le richieste siano genuine. Abbiamo poi il componente che rappresentano le Next2Me API third party, questo componente rappresenta appunto le API che permettono di effettuare le azioni CRUD su POI ed eventi direttamente sul database di Next2Me con lo scopo di mantenere tale database allineato con il database proprietario di Corridors. Queste API sono protette, infatti il sistema utilizza un token fornito dall'azienda stessa per poterle richiamare. Poi abbiamo Firebase, è una piattaforma che offre una serie di servizi utili allo sviluppo di un'architettura, di un'applicazione web. In Corridors in particolare sono stati usati i servizi Firebase Authentication per la gestione dell'autenticazione e Firebase App Check, che permette all'app mobile di ottenere un attestato che ne certifichi la genuinità. Poi abbiamo il database server, ospita l'RDBMS Postgres, che contiene il database relazionale di Corridors, su cui sono immagazzinate la maggior parte delle risorse del sistema.
al momento riassumibili in utenti, poi eventi e posizioni. Postgres utilizza molti degli standard SQL ed è completamente compatibile con le proprietà ACID. Infine abbiamo il componente centrale dell'architettura, ossia il backend server. Essa realizza la logica applicativa del sistema, espone tutte le API che permettono al client di accedere alle risorse del sistema e gestisce molti degli aspetti relativi alla sicurezza. Per lo sviluppo del backend è stato usato il framework Spring Boot. In particolare con Spring Boot sono stati integrati solo alcuni dei moduli di Spring, ossia Spring Web MVC per lo sviluppo delle API seguendo l'omonimo pattern architetturale, Spring Data insieme ad Hibernate per la creazione e la gestione della persistenza dei dati e l'interazione con il database e, come già detto, le API sono state sviluppate appunto seguendo il Pattern Model View Controller. Nel contesto di Spring abbiamo il model, che sono quelle classi Java che rappresentano le entità reali e vengono mappate in entità del database, sono caratterizzate dall'avere degli attributi e i relativi metodi getter e setter e sono indipendenti dalla rappresentazione dei dati. Poi abbiamo le view. Una view solitamente è rappresentata tramite una pagina HTML che viene restituita dal controller in risposta ad una richiesta del client. In Corridors una view corrisponde ai DTO restituiti dai controller. Un DTO è una classe contenitore di dati ed è usata appunto per trasferire dati tra i livelli. Nel caso di Corridors da back-end a front-end e viceversa. Poi abbiamo i controller. Il controller è quel componente che riceve le richieste dei client su specifici path e richiama le classi service per l'elaborazione della richiesta e la generazione della risposta. Effettua il mapping attraverso mapstruct dei dati in DTO per restituire come risposta al client il DTO contenente i dati richiesti. Infine abbiamo i service. I service sono quelle classi che, a differenza dei controller, contengono l'effettiva logica implementativa. Il loro scopo è quello di separare ulteriormente il codice che gestisce le richieste, ossia il controller, dal codice che invece si occupa di effettuare le operazioni necessarie a soddisfare tali richieste, accedendo, quando necessario, anche al database attraverso le repository. Come risultato da questa tesi, il sistema progettato è in grado di rispondere correttamente a tutte le richieste provenienti dai client ed effettuare un salvataggio persistente delle informazioni sul database. Inoltre il back-end, per come è stato progettato e grazie al framework Spring Boot, è modulare e questo permette con facilità di modificare ed estendere il back-end in futuro. In futuro verrà implementato Bugsnag, che è un software di error reporting che permette di monitorare l'applicazione rilevando bug ed errori di ogni tipo. Verranno implementate le notifiche push instaurando una comunicazione server to client per arricchire l'esperienza utente e renderla più interattiva e con lo sviluppo di funzionalità future come moduli separati ci si sposterà man mano sempre di più ad un'architettura a microservizi rendendo e incrementando ancora di più la scalabilità e la disponibilità del sistema. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Presenta Sante Laera. E si accomoda Vito Di Bari. Buongiorno a tutti, sono Laera Sante, ringrazio l'ingegnere Antonio Ferrara per avermi seguito in questo percorso di tesi e ringrazio la commissione per la parola data. La mia tesi, nell'ambito di questo progetto di tesi, si occupa principalmente dell'implementazione del front-end e il design della user interface. In particolare, definire il front-end vuol dire definire l'information architecture, il visual design e l'interaction design delle pagine per avere una struttura delle pagine intuitiva, un'interfaccia grafica consistente che abbia colori e font che ne facilitano la visualizzazione e un interaction design che fornisca un'esperienza utente efficace. In particolare, la struttura delle pagine è formata da una... La struttura delle pagine è formata da una top bar e da una sidebar con un menu di navigazione.
Le pagine così definite sono la pagina dei POI con una vista tabellare responsive e una vista a mappa. La pagina degli eventi, anch'essa con una visualizzazione tabellare responsive, la heatmap che mostra la mappa indoor dove sono identificate le aree più affollate, e la pagina degli utenti che permette la visualizzazione degli utenti che possono accedere al CMS. Infine lo studente può richiedere la creazione di un POI utilizzando una mappa interattiva, anch'essa responsive. In particolare il front-end è stato realizzato con l'utilizzo di React, una libreria che permette l'implementazione di single page application, ovvero delle applicazioni che vengono eseguite all'interno del browser e permettono di avere un'esperienza reattiva senza caricare troppo il server, in quanto non deve generare le pagine. Inoltre React è molto flessibile e quindi permette l'applicazione di un qualsiasi pattern architetturale. Per questo si è deciso di realizzare un pattern architetturale specifico per il CMS. Inoltre le interfacce realizzate con React sono basate su componenti che sono state codificate in modo da rispettare il principio della separation of concerns. React permette la gestione dello stato e la visualizzazione dei componenti, però le funzionalità aggiuntive vengono gestite dalle librerie esterne. Le librerie esterne utilizzate sono Axios e React Query per effettuare le chiamate al server, alle REST API del server. In particolare React Query gestisce il meccanismo di server state, ovvero effettua il caching dei dati e fornisce un unico punto di accesso per questi dati cacheati. È stata utilizzata Material UI per facilitare l'implementazione del front-end così come era stato progettato, rispettando i canoni di Material Design le pagine sono state stilizzate utilizzando appunto il sistema di stilizzazione fornito da Material UI. Infine è stato utilizzato React Router per gestire il routing dinamico, ovvero le pagine vengono mostrate in base all'URL che viene visualizzato e vengono fornite all'utente loggato solo determinate routes che dipendono dal ruolo dell'utente. Quindi librerie e componenti sono organizzate in una struttura ben definita. La struttura del front-end è formata da un componente ancestrale che gestisce le configurazioni di tutte le librerie e lo stato dell'utente loggato. In base all'utente loggato vengono definite le routes che esso può visualizzare. E infine le pagine sono dei containers, ovvero dei componenti che al loro interno hanno la logica per la manipolazione dei dati e inglobano più components. I components sono delle porzioni di interfaccia utente che hanno l'unico scopo la visualizzazione delle informazioni e la gestione dello stato per appunto la corretta visualizzazione. In conclusione, la web app realizzata attraverso React ha una grafica consistente e familiare. Inoltre, per migliorare la user experience nell'utilizzo di questa app e quindi fare in modo che più utenti possibile riescano a utilizzarla facilmente, sono stati effettuati A/B testing e paper testing. La struttura del front-end si presta a ottimizzazioni future, quali per esempio l'inserimento di service worker per un'ottimizzazione della web app lato mobile e quindi renderla una progressive web app, e inoltre la possibilità di cacheare dati in un IndexedDB e migliorare la reattività utilizzando dei server sent events. Grazie per l'attenzione. Grazie, si può accomodare. Adesso presenta Vito Di Bari e dopodiché procederemo in ordine alfabetico, quindi Michael Di Giorgio. Buongiorno a tutti, sono il laureando Vito Di Bari. Ringrazio innanzitutto l'ingegner Ferrara per avermi seguito nella stesura della tesi e ringrazio la commissione per la parola. Io tratterò l'ultima ma non meno importante aspetto del corridor CMS, ovvero quello legato alla sicurezza, che nel caso di web app quali i CMS che si occupano proprio di gestire dati è un componente a dir poco fondamentale, in quanto i dati rappresentano il valore del sistema e vanno opportunamente protetti. L'obiettivo
L'obiettivo è quello di realizzare un'infrastruttura di sicurezza che ben si adatti allo scenario in esame, quindi è bene incentrarsi su quelli che sono i componenti dell'architettura che ricoprono un ruolo centrale sotto il senso della sicurezza. Mi focalizzo quindi su quello che è il front-end. Il front-end, oltre a essere un'interfaccia per l'utente al sistema, è anche il mezzo attraverso il quale l'utente può registrarsi, può autenticarsi a sistema CMS proprio, così che è da utilizzare quelli che sono i servizi pubblici o protetti che siano. Questi servizi sono offerti, sono forniti da quello che è il back-end server e sono accessibili attraverso le REST API che possono essere quindi pubbliche o protette. Quindi nel caso di API protette l'infrastruttura deve essere realizzata in modo tale da prevedere dei meccanismi di autenticazione e autorizzazione alle stesse API. Un altro componente che non ricopre un ruolo attivo nell'infrastruttura di sicurezza ma deve essere opportunamente protetto è il database. Il database è dove vengono aggregati, dove vengono memorizzati tutti i dati gestiti dal sistema e la sua protezione è garantita in quanto vengono rispettati i principi di crittografia in transito, in quanto la comunicazione tra back-end e database è sempre crittografata, e dai principi di crittografia dei dati inattivi, ossia esiste un modulo che va a crittografare periodicamente i dati di backup, file di log, file temporanei, così da evitare eventuali furti degli stessi. Sempre in ottica di progettare un'infrastruttura di sicurezza che ben si adatti al sistema, è importante anche inquadrare quelli che sono gli utenti che utilizzeranno il nostro sistema, a partire dagli utenti guest, che di fatto sono utenti che non sono registrati al sistema, quindi che non possono autenticarsi. Tuttavia questi utenti devono poter utilizzare l'app, almeno nelle sue componenti base, quindi hanno accesso a quella che è la lista dei POI, dei punti di interesse e degli eventi. Gli studenti, in aggiunta, possono proporre l'aggiunta appunto di punti di interesse, proposta che deve essere validata da quelli che sono gli admin di sistema. Gli admin chiaramente hanno permessi illimitati, possono agire, possono usufruire di tutti i servizi in maniera, direi, incontrollata sul sistema. E inquadrato lo scenario, adesso è possibile ci si è aiutati con una checklist, ossia un elenco di vulnerabilità che da programmatori consente di fare mente locale di quelle che sono le vulnerabilità che possono ledere al sistema. Quindi si è utilizzata la OWASP Top 10 come lista di elenco di vulnerabilità. In particolar modo ci si è focalizzati sulle vulnerabilità di Broken Access Control, Injection, Security Misconfiguration, Vulnerable Outdated Components, Identification and Authentication Failures. Il risultato è quindi questa infrastruttura che può essere raffigurata come vedete. Posso iniziare quindi dal primo elemento, ossia la Spring Security che avvolge la logica di business. La Spring Security quindi si occupa di assicurarsi che le richieste in entrata al server provengano da client correttamente autenticati al sistema e da utenti che siano autorizzati, ossia che ricoprano un ruolo che gli permette di avere permessi adeguati per poter utilizzare le risorse a cui vogliono accedere o con cui vogliono interagire. Andando oltre abbiamo il livello delle RESTful API, ossia l'interfaccia che permette a un qualsiasi client di interagire con il back-end. Ebbene, queste API si possono raggruppare in pubbliche o private o protette. Quelle private, per poter essere utilizzati, il client, come ho detto prima, deve essere in grado di autenticarsi e di possedere il ruolo sufficiente per poter utilizzare le risorse. Infine, esiste un altro, direi, mezzo involucro, quello dell'app check, mezzo perché sussiste soltanto per quelle che sono le chiamate provenienti da mobile, ossia si preoccupa di validare queste chiamate assicurandosi che il traffico proveniente da mobile provenga da dispositivi genuini, ossia dispositivi non manomessi dagli utenti ancora da app corridors, anch'esse non manomesse, quindi genuine.
conclusione sia quella che è un'infrastruttura che è capace di mitigare tutte quelle che sono le vulnerabilità che sono state previste in fase di progettazione, non solo, è scalabile ed estensibile, quindi è prone a tutte quelle che sono le eventuali estensioni che saranno e migliorie che saranno apportate all'infrastruttura, come quelle elencate, Firebase per mobile, l'introduzione di un API gateway in visione di una infrastruttura a microservizi, e non solo, anche un occhio di riguardo a quella che è la privacy degli utenti, perché con l'evoluzione del sistema si avrà che questo andrà sempre a gestire dati sempre più sensibili degli utenti. Prima di concludere vorrei ringraziare Next2Me per aver permesso, per averci fornito software e hardware a realizzare il progetto Corridors a me e ai miei tre colleghi, e chiaramente ringrazio tutti voi per l'attenzione che mi avete dedicato. Grazie. Ora presenta Michael De Giorgio e sale sul palco Michele Di Santo. Buongiorno a tutti, sono il candidato Michael Di Giorgio e ringrazio la Commissione per la parola data. Oggi vi illustrerò la mia tesi, progettazione e sviluppo di un processo software di validazione. Vorrei ringraziare il mio relatore, professore ingegnere Tommaso Di Noia, e i miei correlatori, dottor Fabrizio Lippolis e Domenico Marracci, per il supporto ricevuto durante questa esperienza. Questo lavoro di tesi è stato realizzato in collaborazione con Origa S.p.A., un'azienda che negli ultimi 25 anni è stata protagonista a livello nazionale e internazionale nello sviluppo di soluzioni software proprietarie con una forte specializzazione nell'area banking. Ad oggi, Auriga è presente in più di 60 paesi a livello internazionale e vanta più di 350 clienti in 35 paesi. La rivoluzione digitale è approdata anche in ambito bancario, e numerosi fattori di questo business hanno portato all'esigenza di avere una sovrastruttura solida in grado di adattarsi e di rispondere correttamente ad eventuali errori. In questo contesto si posiziona Origa, offrendo sia la soluzione per l'erogazione di servizi attraverso l'ecosistema WinWeb Server, WWS, che per la produzione di essi. Per il canale Self Service è stato ideato un software development kit, WWS SDK, per la customizzazione di funzioni che poi saranno installate effettivamente sugli ATM. In generale, i vantaggi di avere un SDK specifico sono numerosi, alcuni dei quali sono la velocità nello sviluppo e nel rilascio, la possibilità di customizzazione, una minore richiesta di skills di programmazione e la possibilità di collaborazione nello sviluppo. Contemporaneamente alla nascita di una piattaforma di questo tipo è nata un'ulteriore esigenza: modellare un processo che sia visivo, logico e di comunicazione, che assicuri la corretta configurazione della nuova funzione sviluppata. L'obiettivo di questo documento di tesi è stato quello di descrivere il processo di sviluppo della nuova piattaforma WWS SDK Validation Platform, che in particolare si occuperà della validazione delle funzioni configurate nell'ambiente di sviluppo WWS SDK. La produzione di un software di questo tipo assicurerà un'affidabilità maggiore nello sviluppo e nel rilascio, integrando sistemi diversi e coerenti con il flusso di validazione. Tre sono gli step in cui è stato suddiviso il processo di validazione: quello logico, quello di script e quello grafico. Il validatore logico deve poter visualizzare graficamente il flusso funzionale da validare. Il validatore di script, invece, dovrà poter visualizzare tutte le scene di comunicazione, con particolare evidenza del codice JavaScript e le proprietà di comunicazione della scena. Il validatore grafico deve poter visualizzare scena per scena tutti gli oggetti con le relative proprietà e deve avere evidenza delle modifiche apportate. I tiler dell'applicativo sono stati implementati nel seguente modo. Il backend è stato realizzato in Java Enterprise per lo sviluppo delle varie API e della business logic, e Camunda per la gestione dei processi grazie all'integrazione del BPMN modeler che esso mette a disposizione. Il front-end invece è stato realizzato in Angular grazie all'integrazione della libreria grafica WWS SDK UI per mantenere la coerenza visiva che già c'è tra i prodotti della suite WWS. È stato utilizzato Git come version control system e inoltre tutte le varie operazioni come il salvataggio di una funzione, la sua esportazione o la modifica della stessa sono state tradotte a livello applicativo in comandi git, commit, push, clone, eccetera. Questo è un esempio di BPMN sviluppato in Camunda. In particolare è un sottoprocesso che verrà poi utilizzato dal macroprocesso principale che rappresenterà l'intero flusso di validazione.
L'utilità di questo tool risiede proprio nel fatto che ogni blocco corrisponde a una classe Java che può essere eseguita, tenendo conto anche di processi decisionali automatizzati, di autenticazione e di gestione del flusso di feedback. Il diagramma delle sequenze mostrato in figura rappresenta le pipette di validazione. L'utente effettua una richiesta di validazione, tradotta a livello applicativo come pull request, quindi inizia il processo. Una mail di notifica viene inviata al primo validatore, quello logico. Lo step viene approvato mandando una mail di feedback allo sviluppatore. Si avanza così al secondo step, quello di script, e si ripete questo processo fino alla fine del terzo step, quello grafico. Infine, uno dei validatori incaricati contrassegnerà esplicitamente la pull request come completata. Questo sarà tradotto a livello applicativo come un git merge e una mail verrà inviata allo sviluppatore. Questi sono tre screenshot del risultato UI finale. Notiamo la presenza di un flowchart autorenderizzato di una funzione ATM nella parte di validazione logica, uno script di comunicazione della validazione di script e immagini rappresentanti le varie scene nella validazione grafica. Possiamo trarre ora le conclusioni. Tra i vantaggi c'è quello di avere un software che coordini e consente il monitoraggio delle funzioni, che costituiranno poi il core business aziendale. Quello di consentire una migliore comunicazione tra sviluppatori, clienti e le figure di gestione, Scrum Master, Delivery Manager, eccetera. E chiaramente quello di storicizzare le varie versioni. Molteplici potrebbero essere i motivi per ulteriori sviluppi. Ogni area, infatti, potrebbe necessitare di un proprio sistema di validazione diverso, sia nelle funzionalità che nell'oggetto della validazione stessa, ma comunque conforme al workflow aziendale e al git flow definito nelle sezioni precedenti di questo documento di tesi. Gli orizzonti di questo software, quindi, si evolvono insieme ai bisogni aziendali. Siamo giunti alla fine, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, si può accomodare. Presenta adesso Michele Di Santo e si accomoda Alessia Fegnano. Buongiorno a tutti, sono il laureando Michele Di Santo. Ringrazio la commissione per la parola data e il mio professore, il relatore Agostino Mangiello Mancini. E oggi discuterò la tesi dal titolo Digital Twin per il settore automotive, vantaggi e prospettive future. Inizio con il presentarvi gli obiettivi di questa tesi. In seguito andrò a definire cosa è un gemello digitale, quali sono i suoi settori di applicazione, quali vantaggi è in grado di offrire al settore automobilistico, insieme ad altre tecnologie che lo affiancano, ed infine quali sono le sfide future che attendono questa tecnologia. Questo lavoro di tesi tratta la tecnologia del Digital Twin, in particolare la sua applicazione nel settore automotive, ed ha come obiettivo quello di evidenziare i possibili vantaggi e le sfide che è in grado di offrire alle aziende automobilistiche che hanno deciso di implementarla. Con l'ausilio delle tecniche abilitanti di Industria 4.0, in particolare Internet of Things, utilizzato per la raccolta dei dati, e dell'intelligenza artificiale per l'estrazione delle informazioni, il gemello digitale è in grado di automatizzare ed ottimizzare molti processi che riguardano il ciclo di vita del veicolo, come ad esempio la progettazione, la produzione, il collaudo e la vendita al dettaglio. Ma che cos'è un digital twin? Prima di tutto definiamo cos'è un digital twin. Il gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un prodotto o di un sistema reale in uno spazio virtuale. Ha la capacità di interagire con il gemello fisico tramite lo scambio di informazioni. Esso si evolve in tempo reale grazie al flusso dei dati raccolti dai sensori, descrive in modo dettagliato e monitora lo stato del gemello fisico, è in grado di estrarre informazioni utili dal prodotto fisico per creare modelli predittivi e prevede il diverso comportamento del sistema a seguito di una qualsiasi modifica. Il gemello digitale sta cambiando il metodo di lavoro delle aziende che vogliono accrescere la propria leadership nel settore, dimostrando la sua utilità in diversi campi, quali manifatturiero, energetico, sanità, aerospaziale, smart buildings, smart cities, retail e automotive. La caratteristica più importante del gemello digitale è la sua modularità. Questa consiste nel generare il gemello digitale di un intero sistema, assemblando il gemello digitale di ogni singolo componente, detto anche modulo. Ad esempio, nel caso in cui si volesse cambiare la configurazione di un impianto di produzione, aggiungendo o rimuovendo un macchinario, la modularità permette di risparmiare tempo e costi direttamente dalla reazione, mostra direttamente la reazione del sistema.
L'unico vincolo risiede nel fatto che l'unione dei singoli moduli per generare il gemello digitale di un intero sistema non sempre è una pratica possibile, perché ci deve essere uno standard univoco di comunicazione che vada a legare tutti i moduli. Questo accade principalmente quando si vogliono assemblare moduli provenienti da terze parti, a meno che non si dispone di un gemello digitale di ogni modulo. Quindi standardizzare questa pratica è una delle sfide future più importanti per il campo di ricerca. È doveroso fare anche una distinzione tra simulazione e gemello digitale. La simulazione ricrea virtualmente il prodotto di un'intera linea di produzione nella condizione in cui si trova in quell'istante, quindi in maniera statica, mentre il gemello digitale evolve in tempo reale insieme al sistema se vengono applicati degli input esterni, e questo permette di creare delle simulazioni dinamiche con funzioni predittive e diagnostiche. Si può quindi dire che il gemello digitale si contraddistingue per tre funzionalità: analisi in real time, efficientamento della progettazione e immediata influenza sui processi reali. Grazie ai dati che vengono raccolti durante il life cycle del veicolo, il gemello digitale è in grado di offrire diversi vantaggi nell'industria automobilistica, quali il supporto nella fase di design di nuovi modelli, la riduzione dei tempi e dei costi di produzione, l'individuazione dei colli di bottiglia durante la fase di produzione, l'applicazione di modifiche in tempo reale, il monitoraggio durante le fasi di collaudo, la personalizzazione dei veicoli da parte dei clienti, la guida assistita, i veicoli autonomi per la logistica e la manutenzione predittiva. Per quanto riguarda quest'ultima, la manutenzione predittiva è un metodo operativo utilizzato dalle imprese automobilistiche che sfrutta l'analisi dei big data e degli algoritmi di intelligenza artificiale per poter prevedere quando i macchinari di produzione potrebbero subire un guasto in futuro, prima che questo accada, andando quindi a stimare il livello di usura. I principali obiettivi sono la riduzione dei tempi di fermo per aumentare l'efficienza dei macchinari e la riduzione dei costi di manutenzione. Le sfide più comuni per lo sviluppo della manutenzione predittiva riguardano l'aumento della disponibilità di dati di qualità per modellare alcuni fenomeni reali in modo tale da poter addestrare i modelli, lo sviluppo di modelli abbastanza robusti in grado di rispondere a nuovi tipi di errore, e la gestione della modellazione simultanea di più guasti che influiscono sulle prestazioni dell'algoritmo. L'implementazione di IoT nel settore automobilistico ha rivoluzionato l'interazione tra uomo e veicolo, permettendo ai veicoli di comunicare e scambiare dati tra loro, ad esempio la posizione, la velocità e la distanza, tramite una rete condivisa chiamata CV2X. IoT introduce nuovi servizi come la connessione da veicolo a veicolo, la connessione da veicolo a infrastruttura, la connessione da veicolo a pedone, la connessione del veicolo verso la rete, la geolocalizzazione in tempo reale, la gestione dei traffici logistici, le statistiche sulle prestazioni, la manutenzione predittiva e veicoli autonomi. Le sfide principali legate all'utilizzo delle auto connesse riguardano la prevenzione degli incidenti stradali, la protezione dei dati personali e la riduzione dei consumi. Dall'analisi condotta sulla letteratura del digital twin in automotive è emerso che, nonostante questa sia una tecnologia ancora in fase di crescita, il suo utilizzo per il trattamento dei numerosi dati provenienti dai veicoli, sia durante la produzione che alla guida, porterà importanti benefici per la ricerca e lo sviluppo nell'industria automobilistica. Nonostante ad oggi vi siano ancora delle evidenti limitazioni nelle capacità dell'intelligenza artificiale nel prevedere delle decisioni che si avvicinino al pensiero umano, si prevede che il gemello digitale ricoprirà un ruolo fondamentale nella raccolta intensiva dei big data. Questo permetterà di elaborare algoritmi di intelligenza artificiale sempre più complessi per poter migliorare la produzione e sviluppare nuovi sistemi per la guida autonoma. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, adesso presenta Alessia Fegnano e ci raggiunge Roberto Ferrarelis. Buongiorno a tutti, sono la laureanda Alessia Fegnano, ringrazio la Commissione per la parola data e ringrazio anche il mio relatore, la professoressa Mongello, e il mio correlatore, il professor Nocera. Presento l'elaborato di tesi dal titolo Penetration Testing and the Use of Ethical Hacking in the OWASP Project. Il penetration testing è un processo di analisi effettuato da un ethical hacker commissionato per valutare la sicurezza di un sistema e consente di identificare eventuali vulnerabilità o errori di progettazione, apprendendo infine anche come mitigarli. Esistono tre diverse tecniche di pen testing a seconda delle informazioni che il tester ha a disposizione. Black box simula l'attacco di un esterno, in quanto non avendo informazioni si testano solamente le funzionalità del target. White box, se si conosce il codice sorgente e quindi si studia il codice sorgente, e Grey Box combina i due approcci precedenti, in quanto non si conosce il codice sorgente ma si conoscono le funzionalità.
Il processo di pen testing si conduce in tre fasi. Abbiamo una fase di preparazione in cui si definiscono le rules of engagement, ovvero le regole e lo scopo del pen test, si crea una checklist con i requisiti del test e si firma un accordo di riservatezza tra le parti. Poi abbiamo la fase di implementazione che si suddivide in tre sottofasi, la raccolta di informazioni che può essere attiva o passiva a seconda che ci sia un contatto diretto tra tester e target e quindi si lasci traccia all'interno del sistema, la fase di analisi delle vulnerabilità che si può tradurre con la formula vulnerabilità totali sono dati dalla somma dell'analisi del codice più lo scanner delle vulnerabilità. Infine abbiamo la fase di exploit in cui il tester sfrutterà le vulnerabilità rilevate nelle fasi precedenti. L'ultimo step per condurre un pen test è la fase di analisi in cui si analizzano i risultati e si prepara un report finale. Una delle metodologie più diffuse per condurre il penetration testing di una web application è OWASP, Open Web Application Security Project, un'azienda che fornisce dei documenti open source, tra questi citiamo la OWASP Guideline e la OWASP Top 10, che in particolare è un documento in cui vengono analizzate le 10 vulnerabilità più pericolose e diffuse per applicazioni web-based, classificandole e aggiornandole con gli anni. Tra queste, nella OWASP Top 10 aggiornata al 2021, in particolare nella categoria Injection, rientra la SQL Injection. Si tratta di una tecnica di code injection che sfrutta la comunicazione, la relazione tra sito web e database. In cosa consiste? Si inietta una stringa SQL malevola come valore di input, sfruttando direttamente il front-end di un'applicazione web. Il codice maligno verrà poi trasmesso al server e processato dal linguaggio di backend e quindi la SQL injection viene processata dal database come se fosse codice nativo dell'applicazione. A questo punto l'utente malintenzionato potrà rubare o cancellare o modificare dei dati, acquisire o modificare i privilegi d'accesso. Proviamo ad effettuare una SQL injection utilizzando Mutilide, una web application volutamente vulnerabile appartenente alla virtual machine o OWASP Broken Web Application. Registriamo un nuovo account su Mutilide che verrà aggiunto al database contenente le informazioni riguardanti tutti gli utenti registrati. Notiamo anche che l'applicazione sta inviando le credenziali del nostro utente in clear text, segno evidente della presenza di errori di programmazione. Proviamo inoltre ad inserire un apostrofo nella stringa dell'URL e otteniamo un messaggio d'errore che ci dice sia a quale riga del PHP si sta verificando un errore, ma soprattutto ci permette di notare la query SQL che recupera tutti i record che hanno un certo username dalla tabella account e quindi possiamo intuire che se scriviamo la variabile username in un certo modo, lo statement SQL potrà fare di più di quello che era inteso dall'autore del codice. Infatti, se per esempio inseriamo come variabile username la stringa or1 equal 1 che restituirà sempre true, verranno elencati tutti i dettagli presenti nel database, comprese le informazioni riguardanti l'utente che avevamo registrato all'inizio. Per prevenire la SQL injection possiamo innanzitutto limitare i permessi nel login utilizzato dall'applicazione web per accedere al database inserendo solamente i permessi necessari. In secondo luogo possiamo utilizzare degli statement parametrizzati che lavorano con dei parametri chiamati placeholder al posto di inserire direttamente l'input dell'utente nello statement. Infatti un placeholder può memorizzare soltanto un valore del tipo specificato e non un qualsiasi statement SQL. In questo modo la SQL injection verrà trattata solamente come un valore non valido per quel parametro. Esistono due diversi approcci per condurre un penetration test, un approccio manuale e un approccio automatizzato. Confrontando i pro e i contro di entrambi i metodi, possiamo affermare che un test manuale è un approccio migliore in quanto l'esperienza e il pensiero degli esperti consente il rilevamento di vulnerabilità che non sono comuni e quindi non vengono rilevate dagli scanner automatici. Allo stesso tempo però è un procedimento più lento e quindi talvolta è consigliabile utilizzare test automatizzati per rilevare le vulnerabilità comuni che consentono inoltre di risparmiare una notevole quantità di forza lavoro. E comunque è una scelta saggia sfruttare i vantaggi di entrambi i metodi.
In conclusione, possiamo dire che è importante per un'organizzazione condurre regolarmente dei penetration test sui propri sistemi, vista la continua evoluzione del panorama delle minacce, e inoltre l'esecuzione di un pen test aiuta le organizzazioni a ridurre perdite finanziarie e di informazioni che causerebbero la perdita di fiducia dei clienti a causa delle violazioni di sicurezza. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Adesso presenta Roberto Ferrareis e ci raggiunge Giuseppe Lisena. Buongiorno e salve a tutti. Vorrei ringraziare la Commissione per la parola data e ringrazio anche il mio relatore, professor Antonio Ferrara. Ringrazio anche il mio correlatore, ingegnere Claudio Pomo. Oggi vorrei discutere la mia tesi di laurea dal titolo Sviluppo di REST API per le licitazioni popolari T-Aware di preferenze nei sistemi di raccomandazione. Si è trattato di un progetto sviluppato in collaborazione con il mio collega Giuseppe Lisena, che chiaramente ringrazio. Negli ultimi anni le piattaforme di informazione hanno sempre più utilizzato i cosiddetti sistemi di raccomandazione. Un sistema di raccomandazione è un algoritmo il cui scopo è quello di fornire suggerimenti su nuovi contenuti a cui l'utente potrebbe risultare interessato. Tutto questo in base a delle analisi specifiche condotte su una serie di fattori, il più importante tra i quali è l'insieme delle preferenze precedentemente espresse da parte dell'utente. La popolarità, inoltre, è un fattore importante in quanto determina la precisione e l'efficacia del sistema di raccomandazione. E in questo caso è determinata dal numero di volte che l'elemento è stato preferito da un utente rispetto al totale delle preferenze. Le licitazioni, quindi, è un processo di raccolta informazioni riferito ad un determinato dominio, che in questo caso è stato quello delle preferenze, quindi si parla di elicitazione di preferenze. Quindi l'utente potrà esprimere delle preferenze, questo allo scopo di generare suggerimenti di contenuto, di nuovi contenuti all'utente finale. Si è rilevato inoltre, in merito alla popolarità degli elementi, che l'utente tende a preferire elementi più popolari e a tralasciare elementi meno popolari o in generale preferiti da una ristretta cerchia di utenti. Questi ultimi sono detti long tail, in quanto costituiscono la curva che possiamo vedere nell'immagine. Il target del progetto quindi è stato quello di realizzare un API back-end di tipo REST che gestisca quindi l'elicitazione delle preferenze. Inoltre questa deve permettere l'esecuzione delle cosiddette operazioni CRUD. Queste ultime sono le operazioni di inserimento, ottenimento, aggiornamento e cancellazione per ogni entità gestita. Le entità gestite in questo caso sono state film, rating associati ad essi e utenti sottoposti al processo di elicitazione. Inoltre l'API si è occupata di implementare elicitazione pairwise e elicitazione popularity aware. Nel primo caso la prima elicitazione è stata oggetto di studio del mio collega, io invece mi sono occupato dell'elicitazione popularity aware. Quindi ho realizzato questo tipo di elicitazione generando coppie di film in base alla popolarità di questi ultimi. La realizzazione della REST API è basata sugli ambienti Node.js e sul framework Express.js, entrambi basati sul linguaggio JavaScript. Express in particolare permette in modo semplice la definizione delle cosiddette root. Queste root sono costituite da endpoint URL e metodi HTTP utilizzati per poterle interrogare. Tutto questo sulla base del paradigma client-server largamente utilizzato in ambito web. L'API inoltre, come possiamo vedere, è strutturata seguendo il pattern MVC, quindi in modo da scomporre, quindi da separare la logica applicativa e la logica presentazionale. Il primo componente è il model, che rappresenta le entità gestite e si occupa di interfacciarsi con il database, che in questo caso è stato MongoDB. Il controller si occupa di incapsulare la logica applicativa e il view si occupa di presentare all'utente i risultati delle elaborazioni. In questo caso il componente view è stato utilizzato solo a livello di testing. Per realizzare un'elicitazione di preferenze che sia quindi di tipo popularity aware è stato calcolato un indice di probabilità per ogni film registrato in piattaforma. Questo indice di probabilità è dato dal rapporto tra il numero di rating registrati per il film iesimo e il numero complessivo di rating. L'API utilizzerà questi indici di probabilità per poter
all'interno di una funzione di generazione casuale di uno specifico ID di film utilizzato nel processo di elicitazione, che quindi risulterà basato sulla popolarità dei film. In conclusione, la REST API quindi è in grado di generare delle coppie di film in base alla loro popolarità. Possiamo vedere nell'immagine i risultati di questo processo di elicitazione. L'utente quindi può scegliere un film piuttosto che un altro, preferire un film piuttosto che un altro, salvare la preferenza espressa oppure terminare il processo di elicitazione. L'API quindi inoltre realizza e ha testato tutte le operazioni CRUD, che ho citato in precedenza, su tutte le entità previste dal sistema. L'API quindi risulta funzionante e può essere inserita come modulo aggiuntivo all'interno di un'architettura più estesa, oppure può essere sviluppata nelle sue, estesa nelle sue funzionalità. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, adesso ascoltiamo Giuseppe Lisena, sai, sul palco Giancarlo Lococciolo. Buongiorno a tutti, sono laureando Giuseppe Lisena, ringrazio innanzitutto il mio relatore professor Antonio Ferrara e il mio correlatore ingegnere Claudio Pomo, ringrazio inoltre la commissione per la parola datami. Sono qui oggi per discutere in questa presentazione la mia tesi di laurea in ingegneria del software e fondamenti web dal titolo Sviluppo di REST API per l'elicitazione di preferenze pairwise nei sistemi di raccomandazione, realizzata in collaborazione con il mio collega Roberto Ferrareis. I sistemi di raccomandazione hanno assunto un ruolo sempre più centrale in tutti quei contesti in cui l'interazione con l'utente è un aspetto fondamentale di un determinato prodotto o servizio. Si pensi come esempio ai marketplace online, in cui vengono forniti dei suggerimenti all'utente sui prodotti che potrebbe voler acquistare in base alla cronologia dei prodotti visitati o acquistati. Un sistema di raccomandazione può essere genericamente definito come un insieme di algoritmi il cui scopo è quello di fornire suggerimenti potenzialmente rilevanti per l'utente, basandosi su una preventiva elicitazione delle preferenze dell'utente stesso. Una delle tecniche più popolari per effettuare l'elicitazione di preferenze è la pairwise, in cui vengono proposte all'utente delle coppie di item facenti parte di uno stesso dominio di interesse e l'utente dovrà effettuare la scelta di uno di questi due item. Il metodo di elicitazione pairwise è estremamente efficace ed efficiente in quanto permette di raccogliere una grande mole di dati senza richiedere uno sforzo significativo da parte dell'utente nell'effettuare una scelta. Un sistema di raccomandazione che faccia uso di elicitazione pairwise deve inoltre implementare un'interfaccia grafica intuitiva per la presentazione delle scelte all'utente. Gli obiettivi posti nella realizzazione di questo progetto sono stati la realizzazione di un API per la gestione back-end di un sistema di elicitazione di preferenze pairwise, l'implementazione di quelle che sono le operazioni CRUD per tutte le entità gestite dal sistema, la progettazione di un sistema di scelta randomica dei film da sottoporre ad elicitazione e infine la generazione delle copie proposte tenendo conto della popolarità associata a ciascun film. Di quest'ultimo aspetto si è occupato il mio collega. Il progetto si costituisce di un'applicazione web realizzata implementando delle API che rispettano i vincoli architetturali REST e che permettono l'interrogazione di endpoint per la gestione back-end di tutte le operazioni che è necessario effettuare attraverso la logica client-server. L'applicazione web è stata realizzata seguendo il modello Model View Controller, che prevede la separazione dalla logica di presentazione da quella di business dell'applicazione, e sono stati inoltre utilizzati il database MongoDB non relazionale per la memorizzazione dei dati e Node.js come runtime JavaScript. Le copie di film che vengono via via proposte all'utente sono generate a partire da un vettore. Nel vettore sono contenuti riferimenti ai film con il rispettivo indice di probabilità associato. La scelta del film, quindi, è gestita da una funzione che ne restituisce i riferimenti in maniera casuale, tenendo conto della probabilità associata ad ogni film e utilizzando come distribuzione una di tipo uniforme. L'applicazione web è in grado di generare correttamente le copie di film e di presentarle all'utente. Quest'ultimo è in grado di effettuare una scelta e, attraverso gli appositi pulsanti, continuare con il processo di elicitazione o terminarlo. Attraverso la terminazione verranno salvate
le preferenze espresse all'interno del database. È stato validato il corretto funzionamento della REST API in tutti quelli che sono gli aspetti implementati e quanto realizzato può essere facilmente integrato in un'architettura più ampia. Grazie per l'attenzione. Bene, ascoltiamo adesso Giancarlo Lococciolo. Buongiorno a tutti, sono Giancarlo Lococciolo. Inizio con ringraziare la Commissione per la parola. Ringrazio la mia relatrice, la professoressa Mangello, e il mio correlatore, il professor Nocera. Presento la mia tesi dal titolo Comparazione tra tools per l'analisi di diagrammi UML e per il calcolo del debito tecnico. Che cos'è il debito? Che cos'è il debito tecnico? Con il termine debito tecnico si intendono le conseguenze di negligenza intenzionale o non intenzionale, errori e carenze del codice. Esso è una componente importante da considerare dal punto di vista finanziario perché non solo comporta maggiori sforzi e riduce la produttività, ma genera anche maggiori costi a causa delle continue revisioni. Le cause più comuni sono l'esigenza di mercato, la mancanza di conoscenza del processo di disaccoppiamento, l'assenza di procedure di test e di documentazione, la mancanza di collaborazione e di conoscenza e l'introduzione di dipendenze senza criterio. In particolare, nelle piccole aziende di software, le cause più frequenti sono la pressione aziendale, ossia l'urgenza di avere qualcosa da consegnare il prima possibile. Definiamo il debito tecnico come una percentuale, determinata dal rapporto tra il costo per riparare un sistema software, che può anche essere espresso in ore, e il costo per sviluppare un sistema software, quindi il debito tecnico uguale RC fratto DC per 100. Analogamente ai debiti finanziari, nelle aziende vi sono anche quelli tecnici, derivanti da scelte frettolose o errate, ma la soluzione c'è, adottare l'architettura giusta. Con design pattern si intende un modello logico da applicare per la risoluzione di un problema che può presentarsi in diverse situazioni durante le fasi di progettazione e sviluppo del software. Quindi parliamo di soluzioni già pronte che permettono di realizzare il principio del riuso, non solo a livello di codice, ma anche a livello di progettazione. Un design pattern è costituito da il nome per identificare il pattern, il problema, ossia la situazione alla quale applicare il pattern, la soluzione che descrive come il pattern risolve il problema e infine le conseguenze, ossia ciò che deriva dall'applicazione del pattern. I design pattern possono essere suddivisi in base allo scopo e alla loro raggiorazione. I pattern creazionali risolvono problematiche inerenti all'istanziazione degli oggetti. I pattern strutturali risolvono problematiche inerenti alla struttura delle classi. I pattern comportamentali forniscono soluzioni alle più comuni tipologie di interazione tra gli oggetti. I design pattern sono fondamentali perché sono oggetto di sviluppo di UMLens. UMLens è un framework Python per l'analisi automatizzata di diagrammi UML e per il calcolo del debito tecnico, sviluppato presso il Politecnico di Bari. Questo tool viene sviluppato utilizzando VGS per la parte front-end e Python per la parte back-end. UMLens può analizzare i diagrammi delle classi UML al fine di individuare i design pattern e le dipendenze cicliche e può calcolare metriche utili. Come già detto in precedenza, per UMLens lo studio dei design pattern è importante perché essi, fornendo soluzioni già pronte, rappresentano una soluzione efficace per creare un buon software. Quindi la scelta di utilizzare Python come linguaggio di programmazione principale rende il sistema multiforme, infatti è possibile eseguirlo su qualsiasi sistema operativo che appunto supporta Python 3. I design pattern possono essere suddivisi in base allo scopo. No, questo l'ho detto prima, scusate. UMLens è stato progettato secondo il Model View Controller in tre livelli così strutturati. View Layer è composto da due moduli, il CLI e il modulo JSON. Control Layer invece è composto da Detect Cycle e Detect Patterns. Detect Cycle ha il compito appunto di rilevare le dipendenze cicliche tra le classi e il Detect Patterns ha il compito di rivelare i design pattern appunto sempre tra le classi. Infine vi è il Model Layer composto da UML, pattern, cicli e metriche. In questa tabella sono stati messi a confronto diversi tool per il calcolo del debito tecnico e sono state riportate le caratteristiche principali di ognuno con i rispettivi linguaggi interessati e se sono disponibili o meno. Per esempio, possiamo notare che tra UMLens, Clang e SonarQube vi sono alcune differenze. In particolare, UMLens previene gli errori calcolando metriche ad hoc rispetto a Clang e SonarQube e che UMLens è una piattaforma user-friendly, mentre Clang e SonarQube sono dei tools che utilizzano un linguaggio ad alto livello. Oppure, se prendiamo in considerazione Umgar e UMLens, notiamo che con Umgar è possibile trovare loop nel diagramma delle classi, facendo un paragone tra i percorsi e ottenendo il tipo di relazione che porterà poi al costo computazionale corrispondente.
In conclusione, abbiamo spiegato il debito tecnico, alcuni tool per calcolarlo e limitarlo, e abbiamo presentato UML Lens. Abbiamo capito come un'analisi accurata dei design pattern può aiutare ad analizzare il software per risolvere il debito tecnico, e quindi ulteriori studi su questo argomento possono ottimizzare il tool UML Lens stesso. Nonostante UML Lens sia un tool giovane, ha sicuramente le basi e le potenzialità per emergere dagli altri competitor nel proprio campo. Grazie per l'attenzione. Grazie, si può accomodare. E adesso Marco Valentini. Buongiorno a tutti, sono il laureando Marco Valentini, ringrazio la commissione tutta, in particolar modo il presidente professor Ardito per la parola data, e ci tengo a ringraziare il mio relatore, il professor ingegnere Antonio Ferrara. Oggi sono qui per discutere la mia tesi dal titolo Sviluppo di una REST API per il Data Preprocessing nel framework di raccomandazione Elliott. Al giorno d'oggi gli utenti nel web sono costantemente messi in difficoltà da una serie di scelte. Scelte ad esempio in cataloghi di item composti da migliaia o decine di migliaia di item, come ad esempio vediamo su Amazon o su Spotify. Per risolvere tale problema, che viene identificato con il nome di Information Overload, si sono introdotti i sistemi di raccomandazioni, delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che provano a mitigare tale problema suggerendolo all'utente in maniera personalizzata alcuni item tra quelli presenti nel catalogo. Tali sistemi di raccomandazione possono essere basati su svariati approcci e algoritmi, e dunque tali algoritmi devono essere tra loro confrontati e quindi valutati in base alla loro efficienza. Proprio per questo la comunità scientifica ha espresso la necessità di effettuare esperimenti di raccomandazione riproducibili. Dunque, per valutare le raccomandazioni e per effettuare tali esperimenti in maniera riproducibile, si è introdotto il framework di raccomandazione Elliott. È un framework di raccomandazione omnicomprensivo, composto da 8 moduli e sviluppato dal laboratorio di ricerca SysInfLab del Politecnico di Bari. Ci permette di effettuare esperimenti di raccomandazione riproducibili, valutando le raccomandazioni effettuate. Inoltre, i moduli da cui esso è composto sono utilizzabili singolarmente. In questo lavoro di tesi, perciò, si vuole proprio andare a riprendere tali moduli per semplificarne l'interazione. Infatti, normalmente si interagisce con tali moduli attraverso un unico file di configurazione scritto in linguaggio YAML, come visibile nella slide. Attraverso tale lavoro di tesi si vuole realizzare un'interfaccia più user-friendly, che in seguito verrà affinata grazie anche alle conoscenze fornite dai corsi magistrali, al fine di ampliare il numero degli utilizzatori, rendendo il framework più accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Infatti, introducendo questa web app, le prestazioni del framework dipenderanno unicamente dal server su cui l'applicazione verrà eseguita e non più dalle prestazioni del client da cui proverà la richiesta. Dunque, al fine di conseguire tali obiettivi, si è deciso di sviluppare REST API per Elliott. API sta per Application Programming Interface, è un API che segua lo stile REST e un API che rispetta alcuni vincoli, come ad esempio le interazioni client-server che devono essere di tipo stateless, e vi deve essere la possibilità di effettuare ad esempio il caching delle risorse. Se vengono rispettati tali vincoli, allora il sistema godrà di tutta una serie di vantaggi che derivano per l'appunto dallo stile REST. Nella realizzazione di tale web app si è scelto di utilizzare un microframework chiamato Flask. Flask è un microframework Python-based che quindi ci permette di evitare il context shift nella realizzazione della web app, in quanto Elliott stesso è un framework realizzato in linguaggio di programmazione Python. Dunque, la web app si compone principalmente di due parti, un back-end e un front-end. Il back-end è composto da questo web server, realizzato in Flask con linguaggio Python, che espone una serie di endpoint per accedere alle API disponibili, tra cui il preprocessing del dataset e il download dei risultati come visibile in figura. Dunque, il lavoro di tesi ha previsto una appification delle funzioni di Elliott, in quanto è stato necessario andare a modificare le funzioni di Elliott in maniera tale che prendessero i parametri con cui funzionare dall'oggetto richiesta HTTP ricevuto dal client e non più dal file di configurazione YAML. Inoltre, una volta effettuato il preprocessing del dataset, esso verrà rimandato al client, su richiesta dello stesso, all'interno di una risposta in formato JSON.
Invece, per quel che riguarda l'interfaccia front-end, troviamo un web form attraverso cui l'utente può interagire con la web app e selezionare i parametri di configurazione del framework. Una volta terminata la compilazione del web form, l'utente invia una richiesta sincrona contenente appunto tutti i dati attraverso la web API fetch. Inoltre, sempre nell'interfaccia front-end, troviamo una serie di script in linguaggio JavaScript che aiutano ad una prima validazione client-side che evita errori nella compilazione del form e, inoltre, migliora di conseguenza la user experience. Una volta terminato il preprocessing lato server, il tutto verrà segnalato al client mediante un toast, che darà poi la possibilità al client di effettuare il download in formato zip. Dunque, in definitiva, tale lavoro di tesi ha portato alla realizzazione di una web app semplice e funzionale, che permette di effettuare il preprocessing del dataset da utilizzare poi in un qualsiasi esperimento di raccomandazione futuro. Inoltre, tale web app è stata realizzata seguendo il pattern MVC, che la rende particolarmente manutenibile e aperta agli sviluppi futuri. Infatti, questa web app è aperta a numerosi sviluppi futuri, come ad esempio miglioramenti, ampliamento delle funzionalità, introducendo il motore di raccomandazione di Elliot e il modulo relativo alla valutazione, oppure il miglioramento delle prestazioni andando ad implementare strategie e logiche di caching per gli esperimenti fatti già in passato, che sfruttino quindi gli strumenti di caching offerti da HTTP. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Bene, abbiamo ascoltato tutti i laureandi di questa sessione. Adesso la commissione si riunirà brevemente per deliberare sui voti.
Allora, invito i laureandi qui sul palco. La lode la lascio perché non c'hai cappellino. Tutti. Allora, la commissione. Allora, vi pregherei adesso, diciamo, diremo i voti. Evitate di fare rumore, non c'è bisogno che io alzi la voce. Stavo appunto dicendo, per evitare, quando diciamo, dirò i voti, comunicherò i voti, vi prego di non applaudire, fischiare o urlare in maniera tale che poi si sentirà anche il voto del successivo. Bene. Allora, la Commissione ha ascoltato le vostre presentazioni, analizzato il vostro documento di tesi e anche la vostra carriera e ha quindi deliberato i seguenti voti che sono espressi in 100 decimi. Di Bari Vito 110 e lode, di Giorgio Michael 110 e lode, di Santo Michele 83, Femiano Alessia 93, Ferrareis Roberto 106, Laera Sante 108, Lisena Giuseppe 104, Lococciolo Giancarlo 91, Marchitelli Dario 110, Masciullo Paolo 110 e lode, Valentini Marco 110 e lode. Potete applaudire. Bene, adesso passiamo alla proclamazione. Quindi pertanto per i poteri concessi dalla legislazione vigente, dichiaro di Bari Vito, di Giorgio Michael, di Santo Michele, Femiano Alessia, Ferrareis Roberto, Laera Sante, Lisena Giuseppe, Lococciolo Giancarlo, Marchitelli Dario, Masciullo Paolo, Valentini Marco, dottori in ingegneria informatica e dell'automazione. Congratulazioni. Congratulazioni anche alle famiglie e ai parenti. Certamente diciamo, avranno preso parte in maniera considerevole a questi anni di studi. Ci auguriamo che prenderete in considerazione di proseguire la vostra carriera universitaria presso una delle nostre magistrali. Auguri ancora. Potete, adesso vi diamo le pergamene. Allora, Vito di Bari. Di Giorgio, congratulazioni. Di Santo, congratulazioni. Fignano, congratulazioni. Ferrareis, congratulazioni. Laera, congratulazioni. Lisena, congratulazioni. Lococciolo, Marchitelli, congratulazioni. Masciullo, congratulazioni. E abbiamo finito. Valentini, congratulazioni. Perfetto, auguri di nuovo, potete girarvi così vi fanno le foto. Poi vi chiedo la cortesia, per facilitare l'inizio della prossima sessione, di accomodarvi fuori da questa zona, in maniera tale che possano entrare gli altri.